Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Tele7. L'organo legislativo regionale ricorda Francesco Nuti, l'attore e regista pratese prematuramente scomparso di recente, con due serate evento al Teatro La Compagnia ed un premio in sua memoria. Due serate dedicate a Francesco Nuti per ricordarne la figura e l'opera cinematografica e per presentare il premio a lui intitolato si terranno al cinema La Compagnia di Firenze il 10 e il 23 di aprile. L'iniziativa, organizzata da Filmarea e realizzata grazie al patrocinio e al contributo del Consiglio regionale della Regione Toscana, è stata presentata presso il Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Un grande toscano, vogliamo ricordare Francesco Nuti con un premio, era un impegno che avevo preso qualche tempo fa per ricordarne la sua capacità di saper portare la Toscana nel mondo. Permettetemi un grande ringraziamento ad Anna Maria. Un grande ringraziamento a Silvia Groppa, ha svolto un lavoro fondamentale in queste settimane, altrimenti non saremmo qui. E in questo premio si vuole raccontare quanta arte, quanta bellezza è riuscita a trasmetterci Francesco negli anni della sua carriera e quanto oggi sia ancora nel cuore di tante toscane e di tanti toscani. Sono certo che saranno due eventi unici che si ricorderanno per tanto tempo e sarà un modo per dirgli grazie. Era diverso tempo dopo la scomparsa di Francesco che con Ginevra, con sua figlia, si pensava di istituire, diciamo, un premio a suo nome, e quindi poi quando abbiamo saputo di questa rassegna, insomma, che si doveva fare qui a Firenze, abbiamo pensato che fosse l'occasione giusta per istituire il premio, sperando che poi, insomma, di portarlo avanti anche negli anni a venire. Si stanno facendo tantissime cose, non solo a Firenze ma in tante altre parti d'Italia. Siamo davvero contente perché, insomma, portare avanti il nome di Francesco, soprattutto per Ginevra, è davvero entusiasmante, sperando che poi, soprattutto, lei spera che anche le nuove generazioni possano venire a conoscenza, insomma, dell'arte di suo padre, quindi è la prima a portare avanti il suo nome. Ci sono tanti altri progetti che probabilmente porteremo a termine, sempre nel suo ricordo. Ancora, insomma, si preferisce non dire, insomma, di che si tratta, però ci sono tante tante belle iniziative per il futuro. Questa bella progettualità che stiamo portando avanti con grande soddisfazione, non solo per gli artisti che abbiamo in calendario, quindi il 10 ci saranno Sabrina Ferilli e Claudio Bisio, e sono molto onorata perché proprio ieri sono uscite le candidature dei David, e Claudio con la sua prima opera dell'anno scorso è nella sezione David Giovani, che è una nuova sezione istituita quest'anno, e verranno premiati direttamente dai giovani ragazzi, quindi sono molto orgogliosa di questo. Il 23 invece, appunto il 10 poi, ci sarà la visione di Casablanca Casablanca, che è la prima opera da regista di Francesco Nuti, mentre il 23 abbiamo in calendario Stregati, che ha vinto il Nastro d'Argento per la migliore colonna sonora, e proprio per questo come ospiti avremo Giovanni Veronesi, che l'ha cosceneggiato, Giuliana Desio, che ha lavorato per tanti anni con Francesco, e poi abbiamo il piacere di avere sul palco Stefano Cocco Cantini, che ci suonerà il motivo della colonna sonora che appunto ha ricevuto il Nastro d'Argento. Ha il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana l'iniziativa Francigena Bike Adventure, un'iniziativa che avrà come scenario il parco di Migliarino San Rossore in provincia di Pisa nel prossimo settembre, dedicato ai cicloviaggiatori. Ci sarà anche il Pegaso alato, simbolo della Regione Toscana, sulle maglie dei partecipanti alla Francigena Bike Adventure, manifestazione patrocinata dal Consiglio regionale. Sarà un viaggio senza limiti di tempo di oltre 400 km che si potrà fare utilizzando bici da strada, gravel o mountain bike con tracce dedicate. La partenza è prevista la mattina del 7 settembre dal parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Sarà una sorta di master riservato a tutti i cicloamatori, ciclisti e cicloturisti che vogliono diventare cicloviaggiatori. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sostiene questa iniziativa perché coniuga storia, arte, cultura, sport, ambiente e la Toscana. La Francigena è una
degli elementi della nostra identità e come tale percorrerla lungo le strade con le biciclette in maniera lenta, in maniera cicloturistica, in maniera anche per chi vorrà più agonistica ovviamente, però denota un connubio straordinario di terre che non venivano legate se non dalla storia. Oggi lo sport lega questo territorio e per noi è stato un motivo di soddisfazione e credo che ci sia una grande organizzazione, una grande suggestione, un progetto che può proseguire e l'ufficio di presidenza sostiene fortemente questa iniziativa, la promuove e nel contempo nel raccontare i luoghi della Toscana raccontiamo noi stessi, la nostra storia, la nostra cultura, il nostro viver bene. Questo c'è una bellissima iniziativa che nasce spontanea mediante la collaborazione con la dimensione dell'associazionismo e ha trovato l'ufficio di presidenza pronto a sostenere questa iniziativa. Non è una gara, ma è un qualcosa che va fatto assaporando, diciamo, il territorio con tutta tranquillità, senza limiti di tempo, quindi partiamo tutti, è vero, da San Rossore la solita mattina del 7, però poi dopo uno può fare 100 km al giorno, 80, 50, come crede meglio e come l'interessa. Noi l'abbiamo definita anche il percorso dei cinque sensi. Non è un progetto spot, è un progetto previsto per 4 anni, perché essendo noi organizzatori in genere di cicloturistiche di lunga percorrenza, che si chiamano randonnée, ci siamo dedicati, abbiamo capito che forse la cosa migliore per far vedere la Toscana in tutti i suoi aspetti fosse individuare uno dei grandi cammini inseriti nell'Atlante regionale, che è la Francigena, e farlo incontrare con gli altri grandi cammini che esistono nel territorio toscano. Tant'è che l'edizione 2024 è la Francigena incontra le vie del sale, che non è un cammino ancora previsto nell'Atlante, ma è un antico cammino importante. Negli anni successivi la Francigena incontrerà la via Loretana, la via Romea Sanese e la via di Francesco, quindi sono 4 percorsi che dovrebbero per la prima volta offrire agli amanti della bicicletta degli aspetti della Toscana inediti. Abbiamo scelto, diciamo, la partenza da San Rossore perché nelle vicinanze abbiamo sia l'aeroporto per gli stranieri sia il treno, che è molto raggiungibile. Poi da qui partendo andiamo a ritrovare la via Francigena a Lucca e da qui rientriamo sul percorso, quello diciamo originale, che da Lucca ci porta fino a Siena toccando Altofascio, San Miniato, Gambassi, Terme, dove ci sono anche le terme della Francigena, che sarà una bella esperienza anche per chi le volesse provare, poi San Gimignano, Monteriggioni, Siena. Poi ci si ritorna, si va a incontrare la via del sale e prendiamo tutta la parte quasi del mare, toccando la parte di Castelnuovo, Pomarance, Volterra. Qui si riscende a Peccioli, a Calci e poi rientriamo nuovamente a San Rossore. Per noi è molto importante sostenere un progetto di questo tipo perché è un po' il risultato del lavoro che facciamo a livello locale per i nostri soci che sono i comuni della provincia di Siena. Da tempo ci occupiamo del coordinamento degli ambiti turistici della Valdelsa, Val di Cecina ma anche del Chianti e abbiamo attivato tramite il canale degli ambiti questa collaborazione con Bike Rando perché stiamo lavorando sulla rete dei percorsi cicloturistici a livello di area, andando poi anche a sviluppare quello che è l'originario progetto progetto e azione della provincia di Siena sul master plan della mobilità dolce. Quindi per noi è un evento molto importante perché va a promuovere il lavoro tecnico che facciamo noi insieme ai comuni. È livornese la vincitrice di MasterChef 13, il più noto concorso culinario televisivo che ha visto trionfare Eleonora Riso, la quale è stata ricevuta in consiglio regionale per la consegna di un premio. È il più brutto quando ho perso in Valdichiana con la squadra in esterna in Valdichiana. Tremendo, è stato orribile, ho pianto tantissimo, meno male non hanno inserito i miei pianti disperati in montaggio. Chiederle il momento più bello della vittoria a MasterChef 13 sarebbe troppo scontato e così ecco che si trova anche un tocco di Toscana nel momento più drammatico vissuto da Leonora Riso, prima toscana a vincere la competizione televisiva, nel programma TV. E il più bello, quello in cui ho cucinato nella cucina dello chef Uliassi a Senigallia. È stato molto molto bello, molto emozionante, ero veramente felice.
La Livornese è stata premiata dal Consiglio regionale della Toscana. Eleonora è una forza della natura, ho avuto modo di poterci parlare qualche minuto prima di venire qui e tutto quello che abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, la capacità di saperci emozionare, perché prima di tutto è stato questo. Pian piano ognuno di noi, tantissime toscane e toscani ti hanno seguito, hanno tifato per te, ognuno di noi sperava tu potessi diventare la vincitrice di MasterChef 2023, giusto? 24. Diciamo MasterChef 13. MasterChef 13, ed è davvero bello oggi poterti dare questo riconoscimento per tre motivi. Il primo è un modo per cui la comunità toscana ti dice grazie. Il secondo è un modo per farti un in bocca al lupo per una carriera importante in cui le tue capacità, le tue competenze, il tuo modo di saper essere sempre sulla frontiera dell'innovazione, partendo dalla tradizione dei cibi toscani e sapendola declinare verso il futuro, possa essere piena di successi e piena di soddisfazioni. E la terza, di portare in giro per il mondo la qualità dei nostri prodotti. La Toscana ha prodotti unici e la tua maestria sa tenerli insieme. Quindi un grande in bocca al lupo e spero davvero che oggi sia un modo anche per costruire un ponte tra di noi e perché tu possa portare nel mondo in alto il nome della Toscana. Ma quanti prodotti di Toscana ci sono nella cucina di Eleonora Riso? A livello di prodotti io spazio molto, cioè anche quando sono in casa da sola magari mi faccio un curry, no? Però beh, i prodotti toscani sono pazzeschi, sono molto affezionata. Cosa cucino di prodotti toscani? In genere in cucina proprio da trasformare, vabbè, ovviamente l'olio. Però poi mi piace anche tanto utilizzare prodotti senza trasformarli ulteriormente. Ringrazio l'ufficio di presidenza, a partire dal presidente Mazzeo, tutte le colleghe e colleghi per aver accolto subito la proposta che avevo avanzato e a vedere dalle presenze e anche dall'entusiasmo con il quale è stata accolta Eleonora, c'è da dire che questo riconoscimento sicuramente è stato un riconoscimento azzeccato e sentito. Mi sembra che tutti riconoscano in Eleonora un bel esempio di una persona che non ha nascosto anche le paure, i timori, e credo che sia anche un bel messaggio. Al di là di questo è stato un incontro molto piacevole e quindi sono molto molto contento che ci sia stata questa premiazione e ovviamente aspettiamo poi di andarla anche a trovare quando magari aprirà un suo ristorante, perché siamo convinti che davvero questa ragazza sia anche una straordinaria ambasciatrice della Toscana e perché no anche dell'Italia, quindi molto 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 contento di questa iniziativa. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.